Lei si occupa di fundraising politico, ma perché i cittadini dovrebbero usare i soldi alla politica? Secondo me dovrebbero sostenere la politica proprio per evitare che altri la sostengano al loro posto, e in altri intendo donatori magari non proprio trasparenti. Io credo molto che l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti non sia stata proprio una cosa fatta benissimo. Finanziare la politica vuol dire finanziare la democrazia. Questo credo che sia una prospettiva futura importante. Se manca il finanziamento ai partiti, è molto difficile che si possa fare politica in maniera democratica, diventa una politica per pochi. I partiti però sono loro stessi che hanno tagliato il ramo su cui erano seduti, perché il rapporto e la distanza tra i cittadini e loro ormai è un rone. Ma comunque, in ogni caso, ci rendiamo conto che la politica ha bisogno di fondi, è impossibile che quindi sia finanziata privatamente e soprattutto non in modo trasparente, altrimenti ci troveremo alla morte stessa della politica. Ma le chiedo, ma qual è quindi la differenza tra il fundraising politico e la raccolta fondi che facevano anche i partiti tradizionali? Beh, diciamo sono parenti lontani. Però sono parenti. Una volta il finanziamento dei partiti arrivava non soltanto attraverso fondi pubblici, ma anche attraverso il tesseramento. Oggi la tessera chi se la fa più? Quattro gatti. Basta vedere alcune situazioni di partito. Ci sono partiti in Italia che navigano nei debiti, e non lo dico io, basta guardare i bilanci che sono pubblicati, le relazioni al bilancio sono pubblicate nei siti web di alcuni partiti, e da lì si capisce che la situazione è drammatica. Chiudere sedi vuol dire non avere più presidi sul territorio. Con chi deve parlare il cittadino, con chi deve avere uno scambio? Solamente con la televisione o con internet. All'epoca, quando è stato deciso, ormai quattro anni fa, di tagliare il finanziamento pubblico, bisognava guardare anche a quelle che sono le esperienze straniere. Credo che circa nel mondo solo il 5% dei paesi non finanzino pubblicamente con fondi pubblici la politica. Allora bisognava farsi qualche domanda e chiedere perché la stragrande maggioranza continua a sostenere la politica attraverso fondi pubblici e noi tagliamo. Bisognava forse trovare una via di mezzo, un'alternativa. Per esempio i tedeschi l'hanno trovata e fanno a metà il pubblico, metà il privato, cercando un equilibrio con grandi controlli che in Italia sono riservati solamente ai partiti, ma non ai politici. E questo è un altro problema che non è stato considerato. Non ci sono codici etici. Oggi in Italia posso prendere i soldi da chi voglio. Non dovrebbe essere così. Dovresti, quando ti occupi di politica, prenderli soltanto da alcuni e non da altri. Molti paesi utilizzano dei limiti, dei codici che limitano, mettono dei paletti a questo, alle donazioni. Da noi no, ognuno può prendere i soldi da chi vuole. Lei immagini che un donatore decide di finanziare la campagna elettorale di un sindaco e quel donatore è un fornitore del comune. In alcuni paesi sarebbe impensabile una roba del genere. Quindi lei a quale modello di finanziamento pensa per il nostro paese? Io credo che dovrebbe esserci un minimo coperto dallo Stato, un minimo, e in proporzione altri soldi che arrivino dai donatori, dai singoli donatori. Riuscire a trovare questo tipo di equilibrio aiuterebbe molto, uno, a non affogare i partiti, che sono strutture comunque importanti, perché la casa madre poi di solito tende a sostenere anche le periferie. Tagliare quello vuol dire chiudere i circoli, tagliare qualsiasi tipo di attività. E questo non, secondo me, non è garanzia di democrazia. Ma la legge attuale prevede finanziamento privato attraverso il 2 per 1000? Lo prevede attraverso il 2 per 1000, basta guardare i risultati. Su 41 milioni di contribuenti, sì e no, 1 milione ha dato il suo 2 per 1000. C'è un problema di fondo, c'è un problema di comunicazione, ma soprattutto di sensibilità. Nessuno fa campagne di sensibilizzazione, eppure c'è un tesoretto che doveva servire a tappare il buco, la falla, lasciata dal taglio del finanziamento pubblico. Probabilmente bisognerebbe intervenire. Forse il problema è più politico, perché qualche forza politica un sistema se l'è pure inventato di finanziamento alternativo.
sicuramente è di organizzazione. Il problema è che il nostro paese spesso e volentieri si improvvisa e si fa confusione tra raccolta fondi, ho organizzato una cenetta di finanziamento, e fundraising, che è tutta un'altra roba ed è molto più complessa. Questo è il problema di fondo. Alla fine il fundraising rappresenta un filo che dovrebbe collegare il progetto politico, nel nostro caso, nel caso delle elezioni per esempio, un programma elettorale, con i donatori e mantenere il rapporto con queste persone nel tempo, negli anni, non spot ogni tanto come capita. Oggi succede così, cioè me li dai oggi, arrivederci e grazie.